Fischiettare. Il brano alle pagine 54 e 55 del secondo fascicolo di Aaron. Vediamo intanto quali sono le prime cose da osservare per partire. Intanto, all'inizio del pentagramma non abbiamo né diesis né bemolli, il che vuol dire che in tutte queste due pagine noi dovremo suonare soltanto sui tasti bianchi. Poi vedo il tempo, che è 6 ottavi. Il numero 6 scritto sopra mi dice che io devo appunto contare fino a 6 per ogni battuta. Oppure, se preferisco, se mi rimane più semplice, posso contare due volte fino a 3. E infatti vedo che spesso le note sono raggruppate già 3 alla volta. Mentre il numero 8, che sta scritto sotto al numero 6, mi ricorda che i valori delle note che io sono abituato a contare quando qui c'è il numero 4 vengono raddoppiati. Quindi la nota che normalmente conta 1 stavolta deve contare due numeri e le note che invece valgono 50 centesimi o mezzo numero in questo caso valgono un numero intero. Quindi nella prima battuta, ad esempio, dovendo contare fino a 6, io conterò un numero per ciascuna di queste note, 1, 2, 3, per questa nota conterò 4 e 5 e 6 su questa, oppure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sulla pausa, 1, 2, 3 e così via. Poi, cosa devono fare le nostre mani? Per quello che riguarda la mano sinistra, il lavoro è abbastanza semplice. La mano sinistra ha soltanto due tipi di movimenti. Il primo è quello della prima battuta e poi si ripete, vedremo, per diverse battute e anche molte altre volte nel corso del brano. Abbiamo Do e Mi, il Do centrale insieme al Mi e Sol. La diteggiatura del libro ci suggerisce di mettere il dito numero 2 sul Do centrale e il pollice sul Mi. E poi il mignolo sul Sol, quindi questo. Questa è la prima possibilità, diciamo la prima azione della mano sinistra. La seconda è qua. Abbiamo sempre il Sol come seconda nota e infatti il mignolo rimane sul Sol senza bisogno di muoversi. Le altre note sono il Si e il Fa. Quindi il Si sarà suonato con il numero 3, perché nella nostra posizione di partenza il 3 è già sopra il Si, per cui non dobbiamo spostare niente. Per suonare il Fa ci basterà muovere il pollice dal Mi un gradino verso destra. Per cui questa è la seconda, diciamo, possibilità della mano sinistra. Quindi, un primo allenamento solo per la mano sinistra consiste nel passare dalla azione A all'azione B. Quindi, il mio mignolo continua a suonare sempre. Dopodiché io scelgo se il pollice deve restare sul Mi, e allora uso anche il dito indice per suonare il Do, oppure se sposto il pollice sul Fa, devo usare il 3 per suonare il Si. Questo è tutto quello che la sinistra deve imparare per questo brano. Vediamo ad esempio che nella prima pagina noi abbiamo in tutto 12 battute, perché sono 4 battute per ogni rigo. La possibilità A, come l'abbiamo chiamata, Do, Mi e Sol, si ripete per 6 battute. Dopodiché, per altre 6 battute, abbiamo la possibilità B. Nel frattempo, cosa deve fare la mano destra? Allora, la mano destra ha la melodia principale, la parte più importante. Vediamo che, ad esempio, le prime due battute si ripetono in modo molto simile anche nella terza e la quarta battuta. C'è una piccola differenza. Nelle prime due battute abbiamo Sol, La, Sol, Mi, Do, La, La. Quindi due La che
che sono separati fra di loro, c'è addirittura una piccola pausa nel mezzo. Nella terza e la quarta abbiamo di nuovo Sol, La, Sol, Mi, Do, La. Anche qui abbiamo due La, ma vediamo che c'è una legatura che li unisce, li fonde insieme, per cui questi due La diventano una sola nota, per cui io suono il primo La e lo tengo premuto il tasto, quasi fino alla fine della battuta. Quindi, mano destra. Queste sono le prime quattro battute, cioè il primo rigo. Allora, io vedo che in questo brano, molto spesso, le note hanno un punto vicino. Possono essere di due tipi: o il punto che sta alla destra della nota ed è il punto che prolunga il valore, che aumenta il valore e quindi fa prolungare il suono. Quindi queste due note non devono contare due, ma devono contare tre, proprio perché hanno il punto accanto, così come questa nota conterà fino a tre perché c'è il punto alla sua destra. Quando invece trovo il punto, come in questo caso, sopra la nota, oppure, come in questo caso, sotto la nota, l'effetto è diverso. Questo è il punto che mi dice di staccare la nota, cioè staccare il tasto subito dopo che io ho suonato. Vuol dire che quel suono deve essere molto breve. Il Mi, nonostante sia un Mi che mi chiede di contare due numeri addirittura, avendo questo puntino sopra, diventa un suono molto breve, molto corto. E quindi io approfitto del fatto che devo lasciare subito questo tasto, perché me lo richiede il puntino, approfitto di questo fatto, appunto, di dover lasciare presto il tasto per spostare la mano e metterla nella posizione più comoda per suonare il Do e il La che vengono subito dopo. Questi due La sono staccati e separati non solo perché c'è la pausa, ma anche perché hanno il puntino sotto. Infatti io li suono ancora più brevi. Quindi è quasi qualcosa di salterellante. Quindi il mio movimento della mano è molto molto tranquillo e mi conviene tenere il polso il più rilassato e elastico possibile. Non ho bisogno di chiudere, allargare, aprire, di fare nessun movimento con le dita, perché esattamente il modo in cui si trova la mano per suonare le prime note, esattamente questo modo va bene e preciso per suonare le note che vengono subito dopo. Per cui aprire o chiudere la mano non fa che complicarmi la cosa, mi costringe a ritrovare la posizione corretta della mano che io ho già in partenza. Per cui semplicemente, senza nessun movimento delle dita, con il mio braccio sposto la mano e ottengo il risultato che voglio. Nel secondo rigo la melodia è un po' diversa. E si riparte da una posizione vicina a dove sono arrivato con il primo rigo. Mi trovo a partire con il Sol, che è più in basso di questo La dove sono arrivato, è più in basso di un gradino. Sol, La, Sol, La, Do. Altro salto, c'è una pausa, c'è la nota staccata, quindi la nota breve. Mi, Sol, Mi, La. Anche questi due La sono staccati. E un altro salto a ritornare verso sinistra per andare su questo Si. È più facile a farlo che non a spiegarlo. In questo caso sì, la mano ha bisogno di aprirsi un momento, un pochino di più, ma semplicemente perché da questo La dobbiamo arrivare a questo Si. Non un grande sforzo, insomma. Quindi questi due primi righi per la mano destra suonano così. Per la
Bene, il libro mi suggerisce giustamente, quando io suono questi due La alti, il primo posso suonarlo con il dito numero 4 e il secondo con il dito numero 5 perché questo mi fa spostare un po' la mano e me la fa avvicinare a questo Si, quindi mi rende più facile questo piccolo salto. Quindi, i primi due righi con le due mani suonano in questo modo. Il terzo rigo è molto simile, per quello che riguarda la mano destra, al primo, e per la mano sinistra non ci sono variazioni. La mano sinistra inizia già qui a suonare il Si insieme al Fa e poi il Sol, e continua anche per tutto il terzo rigo a ripetere sempre le stesse note. Il sistema è molto simile. Anziché partire con Sol, La, Sol, Mi, avremo La, Si, La, Fa, Re, La. Qui semplicemente avremo bisogno di aprire appena appena un pochino la mano perché la distanza che c'è fra il Do e il La è un po' più piccola. Se devo passare dal Re al La, la mano si dovrà aprire un pochino, ma un minimo. Quindi questo è il terzo rigo. Per quello che riguarda la mano destra, lo ripeto. Il quarto rigo, oppure il primo rigo della seconda pagina, è composto da una frase lunga della mano destra e dalla ripetizione per la mano sinistra all'inizio delle stesse note che stava suonando alla fine della terza pagina. Dopodiché, in queste due note successive, queste due battute, scusate, vengono riprese le note iniziali. Quindi, la mano destra suona in questo modo. Mentre la sinistra adesso suono di seguito il terzo rigo della prima pagina e il primo rigo della seconda pagina. Abbiamo già detto che questi tre righi della seconda pagina sono perfettamente uguali ai tre righi della prima pagina, per cui in pratica, quando abbiamo imparato questa parte, già sappiamo suonare quello che viene dopo, qui nella seconda. Vediamo a questo punto come si conclude il brano. Qua, per la mano sinistra, abbiamo l'unica piccola variazione in tutte queste due pagine e dopo aver suonato ancora il Si insieme al Fa, poi il Sol per due volte, abbiamo Do Mi, Sol, Do. Ma questo Do, come vediamo bene, non è più il Do centrale, ma è il Do più in basso, più a sinistra. Quindi questo ultimo rigo della mano sinistra suona così. Mentre la mano destra ha anche lei qualche piccola variazione. Ovviamente nella conclusione non si possono ripetere parti già suonate, perché vorrebbe dire entrare in un circolo e ripetere ciò che abbiamo già fatto. La conclusione, il finale deve essere per forza diverso. Abbiamo Sol, La, Si, La, Si, Re, La, Si, Do. Anche in questo caso
la mano destra si allontana dalla sua posizione, andando in direzione contraria, in direzione opposta rispetto alla sinistra. Sol, do. Per cui, lo vediamo anche dalle note, ci sono due sol e poi due do. Visto che questi due do sono più lontani fra di loro di come sono questi due sol, è chiaro che i tasti sulla tastiera saranno più lontani rispetto a dove ci troviamo. Quindi, come sappiamo già, se le note scritte sui pentagrammi si allontanano fra di loro, anche le mani, mentre suonano, si allontanano fra di loro. Quest'ultimo rigo suona così. Quindi, a questo punto, suonando tutto il brano dall'inizio alla fine, con due mani.